più video outfit. E faccio questo video outfit perché tra 2 orette mi devo vedere con la mia amica a Piazza di Spagna, quindi oggi un po' giretto sì per negozi, niente spese ragazzi, non vi preoccupate, non tornerò a casa con niente perché ve l'ho detto, non posso comprare niente per il momento e quindi vi faccio vedere un po' quello che indosso per una giornata comunque molto tranquilla con l'amica e soprattutto vi realizzo un tutorial che mi è stato richiesto da una ragazza. Mi ricordo che mi aveva chiesto di fare un video sui toni del lilla e io sono contenta di questo perché comunque sapete che mi piace il viola e a seguire tutte le sue sfumature, quindi l'ho fatto molto volentieri, però Messaggio, potete già capire chi è, quindi non c'è bisogno di dirvi chi è. quindi dico che il video è fatto per accontentare questa ragazza. Chiedo scusa che non mi ricordo il nome, però spero ti piaccia e soprattutto aspetto di sapere che cosa ne pensi e spero di averti accontentato. Io comunque vi faccio vedere che è un look molto semplice e anche se sembra molto colorato da un sacco di luce e ho cercato comunque di rimanere sui toni comunque di giorno, le uscite, però un look molto semplice ma allo stesso tempo un po' più Che allegro. cosa Che cosa indosso? Soprattutto vi dico che indosso questi orecchini qua che ho fatto io sempre, che sono, ve li faccio vedere. Vedete? Con la fine qui viola. Poi porto fedina del mio ragazzo, orologio di Guess. Anello di camomilla, per chi è interessato, lascio qui il link del video dove dico tutto riguardante quest'anello, perché l'avevo già detto. Soprattutto poi dei bracciali, tra cui questo con le pietre viola che ho sempre fatto io, ragazze. Mi piace da morire questo bracciale perché può essere messo di giorno, di no, di sera e fa comunque il suo effetto. Mi piace tantissimo. E la chiusura l'ho fatta a T, è quella a T. Vi faccio vedere che è pure decorata. Vedete, ci sono dei fiori. Quindi mi piace tantissimo questo bracciale e questi invece mi sono stati, questo mi è stato regalato e questo l'ho comprato io. Poi collana questa qui di Swarovski col cuore che dovrebbe essere accompagnato col pupazzetto. Porto qua, ma non c'è perché l'ho mandato a riparare, già mi manca ragazzi, già non potete aprire Come quanto. maglietta, una semplice maglietta che ho trovato all'OVS, come vedete è viola. E è fatta così a righine grigie e viola e questa chiusura qui che sembra come allacciata, però in realtà c'è questo foro qua. Mi piace tantissimo, poi soprattutto le spalle sono a sbuffo, però è uno sbuffo molto leggero, quindi è morbido ed è a mezza manica. Mi piace tantissimo anche perché è una maglietta molto fresca, ragazze, anche se va qui giù è molto molto fresca. Come pantaloni ho sempre questi bianchi di motivi che vi avevo già fatto vedere con la corona qua, quindi non dico più di niente, più di tanto, perché tanto ve li avevo già mostrati. Come scarpe però vi faccio vedere questi nuovi sandaletti che già c'avevo da un sacco di tempo, che oggi però ho deciso di mettere perché sono molto molto comodi e semplici e con questo caldo comunque un po' il piede può respirare. Come borsa porterò questa qui di Sisley che mi è stata regalata dal mio ragazzo quando abbiamo fatto il primo mese insieme. È stato un bellissimo regalo e mi sta piacendo ancora tantissimo questa borsa, infatti non smetto mai di portarla, mi piace tantissimo. È piccola e posso portarla comunque sempre in giro. Niente ragazze, questo è il video outfit, spero vi sia piaciuta e soprattutto magari se ce la faccio metto qualche foto riguardante questa giornata passata con la mia amica, se no comunque spero vi sia piaciuto il video. Io vi lascio al tutorial, aspetto di sapere cosa ne pensate. Stavo dimenticando, io devo rispondere a Mademoiselle perché mi ha chiesto come è riuscito il mio parrucchiere a fare queste ciocche, vedete un po' così rosse, viola, cioè. Allora, io velocemente, stringendo, dico che mi ha detto questo, poi non so se è vero, io comunque mi attengo a quello che mi ha detto lui, che è una tecnica nuova che è uscita adesso, che è quella di prendere solo la parte dove è stato colorato il capello,
prendere quella ciocca, cotonare i capelli e automaticamente poi prendere il colore e non andare a applicarlo sopra col pennello, ma proprio prenderle con le mani e iniziare a sporcare i capelli facendo così. Questo permette non solo di mettere il colore dove si desidera, ma in più di aggiungere leggermente un po' di colore su altre ciocche di capelli in modo che poi, anche se cade davanti il colore, c'è quell'effetto colorato e oltre a vedere il proprio colore naturale si vede anche il colore della tinta. Quindi questo è il metodo che ha utilizzato lui. A me piace tantissimo, poi questo è un colore che io adoro, sapete, questi rossi che tendono a un viola, quindi mi piace tantissimo. L'unica pecca è che mi hanno detto che lavandoli piano piano il colore va via, quindi io spero che non devo rifarli dopo poco tempo. Comunque devo dire che l'effetto che mi ha fatto mi piace tantissimo, anche perché va a finire anche davanti e non solo dietro, e quindi mi piace veramente tanto. Va bene ragazze, io ho finito, vi mando un bacione, al prossimo video, ciao! Allora ragazze, partiamo con la nostra base, però non sarà la Too Faced, non sarà nemmeno la base della Essence. Intanto il lavoro che dobbiamo fare è questo qui. E vado a prendere come base l'ombretto in mousse di Essence della collezione Ballerina ed è il numero 3. Ne prendo veramente poco e vado a stenderlo sulla parte mobile dell'occhio. Inizio poi, dopo averlo steso, inizio a trascinare il colore un po' dove mi serve. Poi vado a prendere la mia palettina degli ombretti di Essence, in questo caso questa è la numero 07, e vado a prendere come primo colore, aspettate, mi si è incastrata la palettina, ce l'ho fatta, vado a prendere come primo colore questo colore chiaro e lo prendo bagnato. E inizio a tamponarlo sull'ombretto, sulla palpebra mobile. Adesso vado a prendere come altro colore questo scuro con un pennello così a lingua di gatto. Ovviamente sempre bagnato lo prendo e lo applico qui sulla arcata. Poi lo porto nella piega e lo porto fino a qui. Adesso con un pennello sempre così a spolverino vado a prendere il mio solito ombretto della Sleek, questo color biscotto, e prima lo tampono sul colore che voglio andare, col quale lo voglio andare a sfumare, poi lo porto un po' qui in alto e infine inizio a sfumare per levare quella linea netta che c'è. Allora, adesso cosa faccio? Dovrei inserire le liner. Noi inseriremo due liner che sono uno della Kiko e uno della Essence, vale a dire questo qui, il gel eyeliner e l'eyeliner della Metal Glam. Allora, cosa faccio io però prima? Prima vado a inserire questa matita all'interno dell'occhio, poi dopo inserirò l'eyeliner di Essence sopra alla matita che ho messo in modo da rendere il colore ancora più vivo.
In questo modo. Adesso prendo un po' del mio eyeliner e lo vado a reinserire sopra. Ok, questo è il risultato. E se vedete qui ho fatto una leggera linea perché mi serve adesso per decidere quanto sarà lunga la codina dell'eyeliner. Non sarà tantissimo. Vado a prendere il mio eyeliner, questo qui della Kiko, della nuova collezione Chic Chalet, che è il numero, spero lo vediate, il numero 2. Fidatevi, e vado a stenderlo. Adesso cosa faccio? Riprendo un po' di eyeliner e piano piano, senza andare oltre, lo stendo tamponando anche sull'eyeliner di Essence in modo da renderlo un po' più brillante. Mi raccomando, fate piano perché sennò c'è il rischio che vi va dentro e brucia. Ok, e questo è praticamente il lavoro quasi finito. Ora dobbiamo solo mettere un po' di multi action, però effetto smokey eye, e subito dopo inserisco questo qui di Kiko, il mascara verde, che non è altro il Fruss Lashes Concentrate. Ok ragazzi, questo è il look terminato degli occhi. Ok, a me piace tanto, poi è molto semplice perché logicamente ancora con questo tempo comunque non me la sento ancora di fare dei trucchi comunque molto pesanti, però mi piace tantissimo perché apre molto l'occhio, poi come potete notare lo fa molto leggero e ancora più stupendo, cioè potete vedere come questo mascara della Essence fa veramente un ottimo lavoro. Poi accoppiato con quell'altro mascara di Kiko fa veramente un ottimo lavoro, è stupendo, mi piace tantissimo. E poi l'eyeliner di Kiko, vedete che luce, è veramente bello, bello, mi piace tantissimo. Per completare vado a inserire questo blush di Debby, che è il numero, come potete notare, che è il numero 5, questo violaceo, come potete vedere, color torto. Infine vado a mettere solo un rossetto, che è in questo caso questo rossetto di Kiko della nuova collezione dei rossetti, e questo è il numero 515 ed è questo viola, però matte, come vedete, tendente quasi a un rosa. Ok, e questo è il look. Spero vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione, ragazze, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!